Amici di Volonbright, ci troviamo in Piazza Castello al Festival Internazionale del Teatro di Strada in compagnia di Anju, la signora delle bolle, che è in via del tutto eccezionale, è arrivata dal mondo delle bolle qui per noi a Torino. Allora, io volevo chiederti una cosa, ma tu come fai a trovare ispirazione ogni volta per un nuovo spettacolo? Allora, che crescendo, vivendo le situazioni del quotidiano, cioè, cercando di rendere la vita più bella, cioè questo è il mio profondo bisogno, di rendere la vita più vivibile. Far sognare adulti e bambini. Esatto. Ecco, da quanto tempo è che fai, che sei signora delle bolle, insomma? Circa 10 anni. 10 anni, dove, come hai cominciato? Ho visto a una convention, un raduno di giocolieri, c'era un ragazzo che faceva le bolle e ha detto: ci vediamo a mezzanotte dietro il capannone là dietro, e ci sono andata, era lì e mi ha preso il morbo delle bolle. Ecco, qualcosa mi lascia intuire che tu non sei italiana, quindi non hai iniziato qua a fare le bolle. No, io sono tedesca, ho studiato a Bruxelles teatro e circo, e poi dopo 10 anni di teatro e altre cose sono venuta in Italia a fare teatro di strada, e poi ho fatto anni di teatro di strada, adesso sto cercando di ritornare in teatro di sala. Ah, quindi è un gran ritorno, non è la prima volta qui al Festival del Teatro. Ah, capito. E senti, il Festival di Torino sta sempre nei nostri cuori di tutti gli artisti di strada, perché il direttore è fantastico e è un grande onore di venire qui, aiutare lui a creare i sogni per tutti quanti. Sì, e soprattutto quest'anno è durante il periodo natalizio, quindi diciamo che l'atmosfera è ancora più magica, vero? È fredda, decisamente fredda forse. Ok, cambiamo domanda. Hai detto che è da 10 anni che tu lo fai, ma una domanda è: qual è la tua prima bolla? Te la ricordi? O eventualmente quella che ti ha emozionato di più? Allora, era là al raduno dei giocolieri, quando questo ha fatto le bolle e se le ha fatto come una palla rotolare lungo il corpo sull'altra mano, e ho detto: ma questo non è possibile. E poi a mezzanotte stavamo là a soffiare, lui ci spiegava come si faceva, e non mi ricordo, sicuramente una mi è uscita, ma cioè comunque... Anche se magari era brutta, però è quella di cui ti sei innamorata a prima vista, insomma la tua prima bolla. La bolla, sono andata in bolla. Sei andata in bolla. Bene, allora, che dire, è stato uno spettacolo fantastico, noi ti ringraziamo, ringraziamo Anju, e a presto. Ciao! Ciao a tutti! Ciao.